One Podcast. Rossella Nappini aveva 52 anni, faceva l'infermiera, cresceva due figli da separata e viveva in casa con la madre anziana. L'hanno trovata nell'androne del suo palazzo a Roma in un lago di sangue, assassinata, accoltellata da qualcuno che conosceva. Immaginate una lunga fila di donne, le donne uccise dall'inizio dell'anno nel nostro paese. Lei avrebbe il numero 78. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 5 settembre 2023 questo è Daytime, dentro la notizia. In Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni. I numeri sono in calo, di poco ma lo sono. Però è come se in questi ultimi mesi, che sono stati funestati da delitti efferati, ci accorgessimo di più di quanto sia assurdo quel che accade ogni giorno. È come se stessimo capendo più di quanto non sia accaduto finora che i dati dei femminicidi sono numeri intollerabili in una società civile e che serve una rivoluzione culturale enorme per arginarli, a cominciare dalle nuove norme in attesa di essere approvate dal Parlamento, ma senza finire lì. Quest'estate abbiamo molto parlato di femminicidi, stupri, violenza sulle donne, abbiamo dovuto farlo perché la cronaca ce lo ha imposto. C'è stato il caso terribile di Giulia Tramontano, di cui in questi giorni è stata diffusa l'ultima fotografia e la vediamo abbracciata dalla rivale, l'altra donna del fidanzato che da lì a poco avrebbe ucciso lei e il bambino che aveva in grembo, e la vediamo in quell'immagine come arresa dentro un abbraccio di comprensione che però non la può più salvare, talmente avanti, lo scopriamo in questi giorni, era il piano del suo assassino, il suo compagno, il padre di suo figlio. Le parole dette in TV dal compagno di Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, dopo lo stupro di Palermo, sono apparse a molti e soprattutto a molte intollerabili per una ragione precisa. Il lupo non si approfitta di te se sei ubriaca o se hai la minigonna. Non lo fa se non sei in te o perché non sei in te. Può succedere anche questo, ma non risiede in questo la ragione della violenza, e farlo credere, anche se con mille distinguo, arrivando di fatto a colpevolizzare le vittime, è il contrario del lavoro culturale che bisogna fare per guardare in faccia davvero la violenza sulle donne e affrontarla per quello che è. L'assassino di Rossella Nappini era un uomo che conosceva, così come accade nel 90% dei casi di femminicidio. A uccidere le donne sono per l'80% sempre ex compagni, mariti o fidanzati, e se si allarga la cerchia dei conoscenti si arriva al 90%. Non sono lupi, sono persone cui si è data fiducia e che scambiano l'amore per il possesso e il legame per dominio. Quanto agli stupri, basta aver studiato qualche caso, bastano i racconti di chi ci è passato per sapere che i vestiti non c'entrano e l'alcol non c'entra. C'è un moto di violenza che si innesca a prescindere da tutto questo e il cui seme profondo è sempre nell'idea di potersi prendere quel che si vuole con la forza da una donna. Si sono moltiplicate in questi giorni le testimonianze anche in rete di ragazze, donne che nella loro vita sono state seguite, pedinate o che hanno subito violenza mentre tornavano a casa dal lavoro o dall'università o da una festa con i jeans, la camicia accollata, il cappotto. L'idea che all'origine di uno stupro ci sia una qualche forma di seduzione è malsana eppure diffusa. Racconta Francesca Maur della rete Dire contro la violenza, che in questi giorni ha messo a disposizione i suoi dati, che sono poi stati rielaborati dall'Istat, che aumentano in Italia i casi dei figli e dei fratelli delle donne che le maltrattano, magari dopo aver subito loro stessi violenza dal padre. Parla Francesca Maur della riproducibilità dei modelli vissuti in famiglia per quanto riguarda la relazione con il femminile e dice poi: quello che non emerge dai report è che le donne arrivano già ai centri antiviolenza per uscire dalla situazione in cui si trovano, e chi va a denunciare lo fa per mettere fine una volta per tutte a quel che sta vivendo. Però queste donne si trovano spesso, troppo spesso, davanti a un procedimento lunghissimo che spesso non riconosce la violenza nelle sentenze, dove invece si parla di conflitto. E così molte donne, per quanto drammatica sia la quotidianità in cui sono immerse, si pentono
del percorso intrapreso. Si pentono di aver denunciato, di essersi rivolte alla polizia, alla magistratura, ed è questo che non deve succedere, che diminuiscano le denunce, che aumenti l'impunità, che siano colpevolizzate le donne invece di pensare a come rieducare completamente da capo gli uomini.